La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Andiamo, Artyom. Ne ho passate di peggio e non ho intenzione di arrendermi. Cosa fa Alex? Sì, Nicolai. Salve, Artyom. La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? I Tetri ci uccideranno tutti. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Avete visto il mio Sergei? Salve, Artyom. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Dobbiamo mantenere l'ordine. Andiamo, Artyom. E di Alexei? Era all'avamposto. Niente visitatori. Pieter! Oh, sei tu. Vieni, Alex. Salve, Artyom. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. 2 sono morti stamattina. I Tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questa prima o poi le porta alla morte. Non ce la faccio. Non ci arrivo. No. No. Teneteli lontani. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Benvenuto all'Expo, Hunter. Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I Tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di
è reazione principale. Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Io Alex, Hunter, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Prendi un'arma, Artyom! Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. È l'ospedale, sentono l'odore del sangue. Non riusciremo mai a fermarvi, Hunter! Continuate a sparare! Stai bene? Ma certo. È un cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Beh, ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. I tetri hanno distrutto il posto di guardia esterno! Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro?